3-1. 3-1, dai. Ciao. No, non devi dirlo te. È 3-2-1. E non mi inquadri a me. No, dopo ti inquadro. Fai schifo. Dopo ti inquadro. No, devi inquadrarmi. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, come 2 anni fa praticamente. Quest'oggi siamo qui in un vlog e siamo qui in una campagna assieme a mio cugino Salentino. Ah. Che taggerò ovviamente in descrizione. Alla ricerca, come avrete letto dal titolo ovviamente, del geco comune o tarentola mauritanica. Siamo tornati con un'esplorazione in Salento con mio cugino, che è il disagio più totale in questo momento. Questo posto non lo conosco questa volta. Ok, allora siamo in un posto un po' particolare perché stiamo andando a cercare qualcosa di più particolare dell'altra volta. L'altra volta siamo andati a cercare il geco comune e ora cercherò di prenderlo. Non so effettivamente se dovrei dirvi dove stiamo andando in questo momento, stiamo cercando. Facciamo che racconto io semplicemente. Qualche giorno fa mi scrive lui e mi dice: allora, hanno avvistato in questo posto X il camaleone. Eccoci qua nella natura. Praticamente siamo a... nella zona costiera post... Sì, ma poi magari lo bippo se effettivamente decido di non dirlo. In una zona molto ampia ed è, diciamo, la zona circoscritta in cui si trova questa specie di camaleonti che andremo a cercare. Camaleon Linnaeus, che è tipo una specie di incrocio tra il camaleonte mediterraneo e un camaleonte africano. Qualcuno negli anni 80 ha portato qui questa specie. Si trova in zone d'Italia particolari, tra cui questa zona qui, praticamente questo bosco gigante dove stiamo andando a fare l'esplorazione. Sì, è molto grande, infatti... Non so se ci perderemo. Si trova anche in Calabria, vicino a Reggio Calabria. E poi lo troviamo anche in Emilia. Zone sempre molto circoscritte e non come in altri posti dove si è, diciamo, diffuso maggiormente, come in Spagna e posti del genere. Secondo te lo troveremo? Un camaleonte? Secondo me no, magari troviamo qualcos'altro. Secondo me abbiamo un 40% di possibilità di trovarlo. Allora, in pratica siamo partiti da qua, che è l'ingresso del parco. Ci sono varie vie, non sappiamo dove andare. Dovremmo andare di là o di qua, cioè o continuiamo di qua, perché qua c'è un sentiero. Il sentiero è per gli scarsi. Sì, vabbè, ovvio, non andiamo nel sentiero. Partiamo, andiamo di qua. Abbiamo deciso di andare dall'altra parte alla fine. Ci sono questi arbusti così bassi che secondo me sono il punto dove potremo effettivamente trovarli. Ho appena trovato un onisco gigante, almeno credo, sembra un onisco. Guardate quanto è grosso, è enorme. Ci sono tipo questi onischi bellissimi, guardate qua. E colori particolari proprio che hanno, guardate. Ma proprio, sono proprio belli. Sono come quelli che trovate sul sito di INEF, ve lo lascio qua in descrizione. Bellissimo. Poi a terra è pieno di muschio che sembrerebbe un muschio sfagno, che è proprio bellissimo, cioè particolare. Vivo Paolo, no, mollalo. Questo gigante. Mollalo. Ho trovato gli onischi di cui parlavo prima. Sono enormi. Madò. Cioè, guardate il mio dito a confronto. Questi qua in un terrario prolifererebbero di brutto. Questo punto un po' più secco è pieno di questi tipo licheni per terra che sono bellissimi. Siamo proprio in mezzo al bosco adesso. Spero che non ci perderemo. Comunque non credo che ci perderemo. Dai. Hai visto sta tana? No, adesso vengo. Ma dove? Qua. È una tana? È una tana. Ma è profonda? No, è. What the fuck? Ma che animali ci sono qua? Ce n'è un'altra anche qui. Non ho proprio idea di che animali facciano queste
Tane, sì, ma sono troppo grosse per dei conigli. Dopo che siamo tornati a casa, mentre eravamo in macchina, in realtà abbiamo guardato un po' su Google e abbiamo visto che quelle zone lì sono abitate da tantissimi animali, tantissimi mammiferi, lupi, tassi, istrici, volpi e altre cose. Io ho ipotizzato che potesse essere la tana di un tasso, perché comunque, avendo visto un tasso dal vivo, proprio le dimensioni più o meno sono quelle. Magari aiutatemi voi nei commenti, se che probabilmente ne sapete più di me. Continuiamo col video. In teoria da Maps dice che siamo in mezzo. Prova a fare satellitare. Dobbiamo andare verso di qua per arrivare alla costa. Quindi andiamo verso di qua perché siamo in mezzo al bosco, nel nulla. Al momento zero camaleonti. È spawnato un mega sentiero e per fortuna forse arriveremo alla costa. Primo rettile incontrato. Quando si può scendere, siamo pazzi. Qua secondo me è pieno di camaleonti. Bellissime. Mi sono dimenticato di finire il video. Lo facciamo adesso mentre stiamo facendo una passeggiata in campagna dopo Pasqua per smaltire le 3000 uova di Pasqua che abbiamo mangiato. Praticamente alla fine non abbiamo trovato assolutamente nulla ieri, ma quando tornerò non troverai di nuovo niente. Lo rifaremo. Mi porto nel passato. Guardate rispetto alla mia mano quanto è grossa. Ma mette a fuoco. Cioè guardate rispetto alla mia mano. Mo ci mangio. È gigantesca. Degli onischi là sopra di fianco alla vespa. Allora ragazzi, stiamo pranzando. Anche se non è ora. Però vabbè, spacchettamento. Saluta Paolo. Ciao ragazzi. Allora dici com'è? Test. Li valeva sti soldi Paolo? Va bene, va bene. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. In descrizione c'è INEF, insetti da basto, 100% made in Italy, isopodi tropicali. Poi cosa devono fare? Instagram. Ci vediamo nel prossimo video che sarà martedì prossimo alle 14:30. Ciao.